Sono 2 mesi adesso che sto lavorando con loro. Io sono subentrato dopo quattro partite di campionato. Ho trovato un gruppo che ha gran voglia di crescere, però un gruppo anche demoralizzato perché le prime 4 partite non sono andate proprio benissimo. Anche il cambio dell'allenatore, probabilmente loro l'hanno, essendo ragazzi, l'hanno un po' accusata, però abbiamo lavorato, ho cercato di portare un po' di tranquillità, di autostima, sta continuando a lavorare bene, ci alleniamo bene, con allenamenti secondo me di qualità, e ultimamente stiamo raccogliendo un pochettino i frutti di quello che stiamo facendo durante la settimana. L'Under 17 è subito sotto la primavera, quindi diciamo che fai un lavoro di tecnica, fai un lavoro di strategia, perché poi li prepari già all'anno nuovo a fare un campionato primavera. Noi abbiamo già fatto bene a Perugia e poi dopo è venuta una sconfitta in casa con il Lecce, poi siamo andati a Roma e pur avendo fatto, sembrerà strano visto il risultato, però pur avendo fatto una buona prestazione con un atteggiamento giusto, era arrivata una pesante, secondo me fin troppo, sconfitta. E vedevo i ragazzi un pochettino frenati da questa cosa, come se avessero un peso addosso. Io proprio in quella settimana ho parlato con loro e ho detto: guarda, togliamoci questo peso da addosso, facciamo finta che il campionato inizia domenica con l'Ascoli e non guardiamo più la classifica, che ci interessa poco e niente, e pensiamo soltanto a lavorare e ad affrontare partita per partita. E così abbiamo fatto, e devo dire la verità, sarà stato un caso, sarà stato perché magari effettivamente ha dato una scossa ai ragazzi. Da quel discorso sono arrivate 2 vittorie. 2 vittorie meritate, 2 vittorie con sofferenza, dove una squadra ha saputo soffrire, ha saputo difendere, ha saputo attaccare, interpretata nel modo migliore di come l'avevamo preparato durante la settimana. E quindi sono contentissimo per i ragazzi, perché gli porta autostima, e l'autostima ti aiuta poi a lavorare diversamente durante la settimana e quindi a migliorarsi sempre di più. I miglioramenti si vedevano già da prima, e le 2 vittorie sono state soltanto il coronamento di settimane importanti fatte in campo, e per il morale sono state fenomenali, anche perché ci stiamo allenando in maniera più tranquilla, serena, e siamo tutti con un peso minore addosso. Sono qui alla Salernitana da ormai quasi 6 anni, dal 2017. È bellissimo fare il capitano di una squadra professionistica, specialmente della mia città, che è Salerno. Dopo la partita, ogni volta devo togliere prima i parastinchi e poi esco dal campo, come rito proprio. Oppure durante la partita, prima del fischio d'inizio dell'arbitro, faccio 2 balzi, uno frontale e uno all'indietro, proprio per scaramanzia. Voglio lottare sempre per la maglia, sono colori che rispetto, e così come tutta la squadra sono importanti da difendere, e ogni domenica, ogni partita è come una guerra.